Favole, fantasiagramma. La famiglia Strampalati, la signora Strampalati. È la moglie del signor Strampalati, ma non vuole assolutamente essere chiamata la moglie di. Ed è di aspetto ben tenuto, in ordine, curato, però privo di fronzoli e di trucchi. Signor Strampalati, dove la trovi una moglie come me? Gli ripete più volte e a sproposito per ricevere attenzione e complimenti. Eh sì, che col tempo l'aggiungersi di anno in anno e di figlio in figlio sono svanite le carinerie e le attenzioni, mentre hanno preso sopravvento le imprecazioni, le rivendicazioni, le rinfacciate, la sofferenza di una tolleranza che non c'è più, sbiadita, anzi totalmente cancellata. È una signora che si rivela il caposaldo e la matrona della famiglia Strampalati, su cui gravita l'intera famiglia, che a buon leggere si rivelerà lei la strampalata della famiglia. Nelle pagine a seguire si rivelerà la strampaleria nei pensieri, nelle parole, negli atteggiamenti e nelle relazioni. Ah, quelle. Le relazioni tra gli Strampalati sono davvero una strampaleria che lascia bocca aperta. Il timbro di voce della signora Strampalati è sostenuto. Sempre, ma a volte raggiunge alti acuti e le parole si infrangono rumorosamente nelle orecchie di chi è di fronte, accanto o nelle stanze limitrofe. Il signor Strampalati si rifugia come primo tentativo nel silenzio di se stesso, muto e in atteggiamento passivo, accusando i fragorosi rimproveri ed improperi. Poi si rifugia come secondo tentativo in un bel posto. Sdraiato a letto sul sacro amuleto di metallo, ma le parole le sente anche da laggiù. Per lui, il signor Strampalati, non c'è nulla di cui parlare, nulla per cui litigare, bisticciare, confrontarsi, tanto c'è la signora Strampalati che vuole tutto a modo suo, quando lo dice lei o perché lo dice lei. Il signor Strampalati è condiscendente e teneramente indifferente, purché abbia un piatto pronto in tavola, abiti da indossare ed un letto su cui dormire. Se riesce a dormire quando lo lasciano dormire i pensieri. Per altre mie storie potete andare su Amazon Chiara Taioli. Il mio sito Instagram è Fiabe Favole Fantasiagram e il mio canale YouTube è Chiara Taioli. Grazie.